Benvenuti, in questo video approfondiamo il concetto di trace così come definito all'interno di Spyglass Tracer. Per fare questo cominciamo a registrare una chiamata. Avviamo il plugin, ci connettiamo al server su cui è in esecuzione un agent di Spyglass Tracer. Vedete, cominciano ad arrivare i dati. Apriamo l'applicazione e eseguiamo la chiamata. Appena terminata la chiamata, se torniamo al plugin, vediamo che è stata registrata la chiamata, andiamo nel tab Traces e vediamo esattamente la chiamata. A questo punto, visto che la vogliamo analizzare, la spostiamo in Favorites e ne cominciamo l'analisi. Allora, a livello di tabella superiore, la trace ha un suo ID che è un numero univoco, ha un timestamp di inizio, ha un layer che è riferito al componente strumentato di più alto livello, una URL, nel caso sia una chiamata HTTP c'è un IP del client che l'ha chiamata, il thread che ha gestito la chiamata, una parte del session ID dell'utente, il numero di comandi eseguiti su database, il numero di errori esposti dalla chiamata, il return code, nel nostro caso 200, che spiega perché il numero di errori è 0, la durata in millisecondi, l'occupazione, il consumo della memoria in kilobyte e una serie di flag, oltre alla possibilità di stampare il report della trace. Selezionando la riga vengono popolati i dettagli. Il primo dettaglio è il summary, che aggrega le informazioni sui metodi strumentati che sono stati tracciati per far capire dov'è consumato il tempo. Nel nostro caso vediamo che nel metodo wait a while è consumato l'82% del tempo. Invece nel metodo doSomething di un'altra classe è consumato il 16%. Notiamo che nel primo caso sono state aggregate 6 chiamate, invece nel secondo è una singola chiamata. E qui sono specificate le statistiche, minimo, massimo e media durata. Per in runtime si intende il tempo eseguito propriamente all'interno del metodo, o i metodi non strumentati richiamati dal metodo stesso. Quindi è un tempo che dal nostro punto di vista è associato specificamente a quel metodo. Se quel metodo richiama altri metodi strumentati, il tempo trascorso negli altri metodi strumentati non fa parte dell'inherent time. Dopodiché vediamo che a parte i primi due metodi ci sono chiamate a database, esecuzioni di componenti servlet, esecuzioni di altre chiamate a metodi che però sono totalmente insignificanti dal punto di vista del tempo trascorso. Tree offre la visione gerarchica delle chiamate ordinata per offset. Ciò vuol dire che tutte le varie chiamate sono ordinate temporalmente per come sono state eseguite. Anche in questo caso a volte si fanno delle aggregazioni se le chiamate sono sempre le stesse. Vale la pena di evidenziare il significato di questo asterisco. Questo asterisco vuol dire che qui è stata gestita un'eccezione o comunque è stata sollevata o catchata. Se andiamo ad approfondire la nostra analisi, vediamo che l'eccezione è stata sollevata a questo livello. Non compare a livello superiore, quindi vuol dire che a questo livello è stata eseguita una catch dell'eccezione. E questa eccezione è un'eccezione di tipo Java Lang Exception. Se andiamo a vedere il tab Exceptions, vediamo esattamente l'eccezione di cui si parla e si vede che è stata sollevata alla riga 32 del metodo call method tree e visto che non va più avanti, vuol dire che è stata catchata a livello di call method 1. L'analisi del tree è abbastanza complessa perché la quantità di informazioni
tracciate è molto elevato. In grigio è rappresentato il 100% della durata della chiamata, quindi nel nostro caso un secondo e 8. In arancione è rappresentata la durata all'interno del metodo. Quindi, essendo questo il metodo di primo livello, la durata totale, cioè il grigio, equivale alla durata complessiva. In rosso scuro è invece rappresentata la durata propria del metodo, il famoso inherent time. Questo infatti vedete che questo metodo non richiama nient'altro, quindi è proprio una durata al suo interno o nei metodi non strumentati chiamati al suo interno. Qui vediamo dall'analisi che la maggior parte della durata fa capo a questa chiamata. Circa il 50%, ma questa chiamata vedete che ha un inherent time molto basso, quindi vuol dire che il tempo in realtà è trascorso in oggetti da lei chiamata, in metodi da lei chiamata. Si approfondisce, lo stesso vale per qua, fino ad arrivare qua dove compare una prima chiamata in rosso scuro, che è l'inherent time, quindi vuol dire che quasi il 50% del tempo totale trascorso dentro questo metodo in realtà è stato eseguito all'interno di questo metodo e l'altro 50% all'interno di quest'altro metodo, e questo è esattamente l'albero delle chiamate come lo vediamo. Notate metodo wait a while, metodo wait a while. Abbiamo tracciato due delle sei chiamate di quel metodo.